Secondo le tavolette e i testi antichi, viviamo in quello che chiamiamo mondo dei sogni. E questo regno in cui ci troviamo, la terza dimensione, è in realtà un'illusione. E ora la scienza moderna sta iniziando a capirlo, ma cosa significa davvero per quanto riguarda noi esseri senzienti? Ebbene, quando guardi in profondità nell'illusione o nella meccanica dietro l'illusione, scoprirai che viviamo in un matrix di luce. Un matrix fatto di luce, e anche i nostri corpi sono fatti di luce. E siamo multidimensionali. Quindi la nostra coscienza si divide effettivamente in più livelli dimensionali per manifestarsi in quella densità tridimensionale. E poi i nostri corpi, che sono vasi di luce, collassano in quello che consideriamo un oggetto solido per racchiudere questo flusso di coscienza che c'è dentro. Ma il flusso di coscienza, secondo queste tavolette, questi testi e le popolazioni indigene, è la stessa e unica fonte. Quindi questa fonte di coscienza si è letteralmente divisa in diverse entità. E ora sembra essere me, sembra essere te, sembra essere altre persone. Ma non si ferma qui, va ancora più in profondità. Arriva fino al livello atomico. Quindi stiamo parlando dell'esperienza di una coscienza divina che cerca di sperimentare se stessa da ogni prospettiva che esiste nella terza dimensione. E tutto nella terza dimensione è divino, non solo gli esseri umani, tutto è senziente, non solo gli esseri umani. Anche una roccia è un essere senziente. Una cosa molto interessante, quando guardi queste tavolette, scopri che abbiamo avuto un antenato. E questo nostro antenato era un ominide che aveva un cervello più grande, e possiamo dirlo perché abbiamo trovato il teschio, abbiamo trovato le ossa, questo non è un mistero. E questi ominidi probabilmente avevano una ghiandola pineale più grande a causa di un cervello più grande. Erano più in sintonia con il residente umano, con la frequenza della Terra, con la natura, con il modo in cui operavano in essa, erano un tipo di società in armonia con la natura. E credo davvero che fossero molto più intelligenti di noi, non tecnologicamente, ma spiritualmente. Credo anche che probabilmente avessero accesso ai cristalli di magnetite nel loro cervello. Mentre ora ci affidiamo esclusivamente alla tecnologia come Homo sapiens sapiens, e senza tecnologia siamo completamente persi. Avevano la capacità di navigare in base ai campi magnetici, forse anche telecinesi, telepatia, tutte cose con cui dovremmo operare in questo momento, perché ce l'abbiamo ancora in noi. Siamo solamente stati scollegati e lo scollegamento è avvenuto circa 200.000 anni fa, quando una razza di esseri arrivò su questo pianeta, i cosiddetti Anunnaki. Cominciarono ad armeggiare geneticamente con gli ominidi, fino ad arrivare all'Homo sapiens sapiens, che siamo noi adesso. I nostri cervelli sono diventati più piccoli, la ghiandola pineale è diventata più piccola, il nostro DNA è stato scollegato e ora viene chiamato junk DNA, ma non è realmente junk. E in un certo senso siamo stati disconnessi dalla natura, attraverso questa modifica genetica avvenuta circa 200.000 anni fa. E la scienza moderna ha confermato che è avvenuta questa modifica 200.000 anni fa, ma la scienza non sa chi è stato ad apportarla. Sulle tavolette antiche invece c'è scritto chiaramente chi fosse. Nella terza dimensione tutto opera e esiste sotto forma di onda elettromagnetica. Quindi non c'è niente qui che sia effettivamente solido, a meno che un osservatore cosciente non lo faccia collassare o un'energia senziente non lo faccia collassare in qualcosa che consideriamo solido. Perciò la solidità è un'illusione e la separazione è un'illusione. Quello che ci dice il testo antico è che anche se sono qui a parlare con te, in realtà sto parlando a me stesso. E quando tu parli con qualcuno, parli a te stesso perché c'è solo una coscienza. E ci sono diversi livelli di esseri senzienti. Un filo d'erba è senziente, perché? Perché gli elettroni che orbitano attorno agli atomi sono coscienti. Abbiamo scoperto che quando lo guardi, decide di tornare ad essere digitale. Quando non lo guardi, è un'onda. In questo momento, mentre non stiamo guardando le nostre case sono un'onda di luce, onde elettromagnetiche di energia. E quando torniamo a guardarle, queste tornano di nuovo una struttura solida. Quindi ogni cosa è cosciente perché gli elettroni sono coscienti e ogni atomo ha elettroni. Coscienza e sentimenti sono intrecciati, ma sono direttamente influenzati anche dai ricordi epigenetici. Dai ricordi epigenetici e dai ricordi nel DNA. I ricordi epigenetici sono ricordi che sono immagazzinati nei tuoi geni, provenienti dagli antenati. Perciò i ricordi dei tuoi antenati di 15 generazioni fa sono all'interno del tuo corpo. E influenzano ed interferiscono direttamente con il tuo sistema ormonale, il tuo processo di pensiero e le emozioni che stai vivendo in questo momento possono anche scontrarsi con gli antichi ricordi e quelle antiche emozioni.
e può farti soffrire di disturbo da stress post-traumatico o farti essere estremamente felice, dipende. Alcune persone su questo pianeta soffrono di disturbo da stress e da depressione a causa di ricordi epigenetici che sono ancora all'interno del loro corpo e che influenzano il loro stato emotivo. Per risolvere questo problema, ed è risolvibile perché la scienza ha dimostrato che entro 21 giorni, dicendo affermazioni positive su di te ad alta voce ogni singolo giorno per 21 giorni, puoi cambiare il tuo DNA per ricablare te stesso. Quindi, se abbiamo questa situazione di memoria epigenetica in cui le persone si stanno ammalando internamente per via di ricordi antichi, tutto ciò che devi fare è iniziare a ripetere affermazioni positive, iniziare a meditare, mangiare cibi energetici e anche operare l'amore incondizionato. Questo accorcerà quel processo e la prossima generazione avrà sicuramente meno memorie epigenetiche. E se lo insegniamo a quella generazione, la prossima ne avrà ancora meno. La coscienza che ha creato l'intero regno della terza dimensione di questo universo è come il cervello umano. E se guardi il cervello umano nello stato sottostante, è racchiuso nella completa oscurità. La coscienza è là fuori nella completa oscurità e il cervello umano non ha la più pallida idea di cosa sta succedendo al di fuori del tuo cranio, ma ha alcuni amici: l'udito, l'olfatto, la vista, il tatto, il gusto, tutti i sensi. Quindi dice agli amici: andate là fuori e ditemi cosa sta succedendo, e questi escono e raccolgono informazioni. Da un punto di vista galattico, un punto di vista universale, la coscienza invia i suoi amici, siamo noi. Noi siamo i sensi per la coscienza universale. Noi viviamo, raccogliamo informazioni così come i tuoi sensi. Ora, la maggior parte delle volte non abbiamo idea delle informazioni che stiamo raccogliendo, le riportiamo al cervello, che è racchiuso nell'oscurità, e poi il cervello proietta un ologramma su cosa sta succedendo fuori. Noi navighiamo attraverso il Matrix basato su quell'ologramma e succede esattamente allo stesso modo a livello più alto. La coscienza universale si è letteralmente divisa in entità e si divide per sperimentare se stessa soggettivamente da molte prospettive diverse, inclusi gli esseri umani, gli animali, le rocce, l'erba, tutto quanto. E tutte quelle informazioni vengono trasmesse direttamente alla fonte. Stavo dicendo ieri sera che il corpo umano è veramente incredibile e il modo in cui la nostra aurea, che è il campo energetico che ci circonda, si estende nel nostro corpo attraverso il nostro cuore, consente a questo campo magnetico di inviare e ricevere informazioni dal DNA in modalità wireless. Possiamo caricare e scaricare direttamente dal nostro DNA. Quando cammini in una stanza piena di persone, hai letteralmente la capacità di trasmettere energia positiva nei loro campi. E quando scende nel loro nucleo, cambia il modo in cui si sentono e cambia anche come pensano, semplicemente camminando in una stanza con la giusta mentalità e la giusta energia. E viceversa, se cammini nel buio, se cammini nell'oscurità e stai producendo molto cortisolo perché sei in una vibrazione bassa, puoi anche avere un effetto negativo. Perciò dico alle persone di pensare prima di entrare in una stanza, perché puoi cambiare l'intera energia di quella stanza semplicemente entrando con la giusta mentalità. Gli esseri umani sono estremamente, estremamente incredibili. Lo sono perché i nostri corpi sono strutturati in modo da scaricare informazioni direttamente dallo spazio-tempo. E preserviamo questa energia all'interno del nostro corpo. E su questo si basa la guarigione Reiki. L'energia e il potere sono già dentro di noi. Dovete capire che la stessa energia divina che ha creato tutto ciò che vediamo nella terza dimensione è la stessa energia divina di ogni singolo atomo nel corpo, e ne abbiamo miliardi di atomi. Il potere è già in noi e l'unica cosa che dobbiamo fare per accedervi è comandarlo. Smetti di mendicare, sperare e desiderare che le cose cambino e inizi a comandare il cambiamento nella tua vita. È una mentalità diversa. L'universo comprende solo il potere attraverso il potere. Non comprende la debolezza. Quando diventi debole, continua a trasmettere debolezza. E tutte queste infinite preghiere provenienti da 7,5 miliardi di persone in giro per il mondo non hanno un effetto diretto. Perché? Perché la preghiera funziona solo se sai pregare. Se ti senti inutile e debole e tutto il resto, devi capire che il potere è in te. Smettila di mendicare, sperare e desiderare che qualcosa accada. Quella è una mentalità a bassa frequenza. Posso metterti un casco in testa, collegarlo con gli elettrodi a un computer e dirti di mendicare, dirti di desiderare e sperare. Vedrai che le linee di frequenza saranno basse. Adesso fallo di nuovo e comanda. Quando vuoi arrivare a una destinazione, afferma che arriverai a quella destinazione. Non «per favore aiutami ad arrivarci». Vuoi occuparti di una situazione? Non dire «per favore fai in modo che succeda, per favore aiutami». No, io sono sicuro che tutti i miei bisogni saranno soddisfatti. È un modo diverso di capire come funziona la preghiera. È come fanno in Oriente. Si tratta di capire che l'obiettivo è già stato raggiunto prima che sia stato effettivamente raggiunto.
Questo è il modo in cui dovresti pregare, con potenza ed energia. Se cambi quella mentalità, scoprirai quanto sei realmente potente. Sai, è davvero interessante. È quasi come se fossimo osservati tutto il tempo. E quando il campo vede persone particolari raggiungere una frequenza specifica, interviene ad un certo punto. Ma sembra accadere a persone che hanno avuto queste rivoluzionarie esperienze di coscienza. Ed è quasi come se il campo stesse scansionando le gamme di frequenza. Pensa che in questo momento abbiamo un satellite nello spazio che può inviare informazioni direttamente nella tua testa. Questa è scienza, vera scienza. Puoi individuarti, perché puoi individuare la testa dallo spazio. Puoi individuarti e può effettivamente inviare un segnale wireless sulla stessa frequenza della tua coscienza, della tua mente, che varia circa da 5 a 8 Hz, e possono farti sentire delle voci nella testa. Questa è la tecnologia che abbiamo in questo momento. E sapendo ciò, mi viene da dire wow, il campo potrebbe scansionare diverse gamme di frequenza del pensiero cosciente.